Ciao amici, sto registrando questo video da una location abbastanza particolare. Vi parlo da una bolla in un glamping. Di cosa vi parlo? Vi parlo di Temu, che mi ha mandato questi due pacchi. Temu, per chi non lo sapesse, è uno store online che vende articoli di tutti i tipi per tutte le tasche. Tenete conto che in questi due pacchi ci sono circa 100 euro di articoli come valore. Costa veramente poco, mi sembra di essere tornato ai tempi indietro quando andavo al discount e mi sentivo milionario. Bene, cominciamo da questa maschera, da questa visiera protettiva. La sto usando di frequente in questi giorni. Il materiale trasparente della visiera è molto resistente, la sto appunto usando per fare dei tagli con il flessibile. Siccome sono sfortunato e anche un po' maldestro, nel caso si rompesse il disco del flessibile, questa visiera dovrebbe appunto impedirgli di ferirmi il volto. Nota importante, vi lascio qui sotto in descrizione un link per 100 euro di codici sconto, quindi se volete comprare anche voi su Temu scaricateli. Ma quindi qual è lo scopo di questo video? Farvi vedere cosa mi sono comprato? No, assolutamente no, non mi permetterei mai di farvi perdere tempo in questa maniera. Il mio obiettivo è verificare se gli articoli che vende Temu sono di qualità, quindi se vale la pena comunque appunto di acquistarli. Vediamo quindi cosa mi è arrivato. Allora, questo è uno spruzzino particolare, serve per spruzzare l'olio da cucina, l'olio di semi in particolare. La parte sotto, quindi questo boccino, è di vetro, mentre la parte superiore è di plastica. Per cosa serve? Serve a chi come me cucina con la friggitrice d'aria, spruzzando, nebulizzando l'olio sull'alimento. Andiamo a creare un effetto di frittura, non ha lo stesso sapore del fritto, ne ho parlato diverse volte, ma comunque è buono. Domani vado nella cucina dell'agriturismo, mi faccio dare un pochettino d'olio e vedremo se nebulizza o se spruzza. Se nebulizza è buono, se spruzza non è buono. Domani questo lo verifichiamo, quindi mettiamolo da parte. Ho anche la maschera, che è abbastanza resistente, quindi la mettiamo da parte anche lei. Cos'altro mi è arrivato? Mi è arrivato questo, che è un nastro di alluminio. Nastro di alluminio. Chi lo usa, io ne ho usato tantissimo per il pannello solare termico, ecco, chi lo usa sa che costa tanto questo nastro d'alluminio. La prova per la qualità è semplice, vediamo quanto è spesso, se è abbastanza spesso è di qualità, invece è molto sottile, è un po' un ciofeca. L'ultimo che ho comprato era sottile, non lo nego perché insomma... ci ho speso molto per il pannello solare termico e volevo risparmiare qualche soldino. Ve lo faccio vedere da vicino, il rotolo è questo, come vedete è molto spesso, quindi ce n'è tanto ed è anche alto, è alto 10 cm. Però non è come quelli che sono solito utilizzare. Questo è il materiale, dietro c'è una pellicola, questa qua bianca, che dobbiamo andare a rimuovere in questa maniera. Dietro c'è una colla, c'è molta colla, e lo andiamo ad appiccicare appunto dove vogliamo. Ovviamente non possiamo usarlo per un pannello solare ad aria calda perché c'è la colla è molto spessa e andremo a bruciarla. Però il materiale in sé non è male, quindi questo lo approviamo. Vediamo cos'altro c'è nel pacco. Questo è un kit di cacciaviti. Eccolo qua. Ha una bella confezione, si apre, è comodissimo perché occupa poco spazio una volta che viene chiuso. All'interno gli inserti, come vedete, sono davvero tanti, sono inserti magnetici questi, quindi sono anche semplici da utilizzare. Questa è l'impugnatura, anche questi le provo, c'è veramente di tutto, non stiamo a controllarli uno a uno, ma come vedete non manca niente per tutte le necessità. Facciamo un pochettino di posto, vediamo cos'altro ci riserva. Oh, questo è un articolo davvero interessante, ve lo mostro subito. È un siringotto, ha un utilizzo particolare perché avete presente il frigorifero, c'è un piccolo forellino dove cola, dove viene raccolta l'acqua della condensa. Ecco, questo forellino porta in una vaschetta, vaschetta a cui non abbiamo accesso ma che andrebbe pulita. Con questo siringotto e con i suoi accessori possiamo finalmente pulire questa vaschetta. Io qua non ho modo di pulire il frigorifero. Se vi interessa che lo provi questo, voi mettetemi un commento qui sotto, che appena vado a casa
lo provo, vi faccio una recensione completa ovviamente se funziona. Se non funziona, vi rispondo qua con un commento, lasciate stare perché non funziona, il siringotto non vi permette di pulire il frigorifero. Questa è una bella invenzione, semplice, ma credo se funziona, geniale. Vediamo cos'altro pesco dal pacco della fortuna. Oh beh, questi sono dei semplici bastoncini per la colla a caldo. Non bastano mai, ho detto, ma sì, teniamone un po' di scorta, questi servono sempre, costano poco, perché no, portiamo a casa anche loro. Poi, un articolo un po' più ingombrante, questo è un phon per capelli, non l'ho preso per me perché io il phon non lo uso, l'ho preso per mia moglie, così glielo regalo appena arrivo a casa. Allora, mi piace questo phon perché ingombra poco, infatti è come avevo visto nell'app, ingombra veramente poco, ve lo mostro da vicino, vedete? Mi è comodissimo anche per la casa al mare, una casa al mare piccola, questo occupa poco spazio, quindi per piccole abitazioni è l'ideale. C'è anche l'inserto che va montato qua davanti per gestire il flusso d'aria, eccolo qua, e anche con l'inserto montato occupa pochissimo spazio. Ora, il colore è bello, l'ho scelto io, piacerà sicuramente anche a mia moglie, è molto molto bello anche il colore. Direte, ma non lo proviamo? Non lo provo questo perché non posso provarlo. Ho un impianto elettrico di fortuna, non ho ancora l'impianto elettrico in questa bolla, quindi non posso provarlo. Io l'ho già provato questo in agriturismo, funziona, funziona bene, quindi in sé la macchina va. Non posso farvi la prova in diretta, purtroppo mi spiace, ma la situazione è ancora un pochettino provvisoria, diciamo, qui dentro. Quindi phon io lo approvo a pieni voti. Bene, proseguiamo con l'apertura dei pacchi. Questo è un nastro di plastica, è impermeabile e serve ovviamente per fare riparazioni. Tipo mi si rompe il canotto o la piscina, con questo nastro dovrei riuscire a ripararlo. Vediamo un attimino lo spessore. Lo spessore è indubbiamente buono. Anche il materiale sembra essere resistente, quindi per il momento ci siamo. Questa è la colla. Secondo me funziona molto bene. Se trovo qualcosa di pesante provo a sollevarlo. Vediamo un attimino. Raga, non prendetemi in giro perché vivo in un ambiente assolutamente improvvisato. Ho il microonde che è abbastanza pesante. Vediamo se riesce a sollevarlo. Se riesce, l'adesivo è potente. Speriamo che riesca, perché se no l'ho comprato per niente. Allora, vediamo un attimino. Non vorrei neanche sprecarne troppo, perché facciamo così, non ne voglio sprecare troppo. Wow, lo solleva alla grande. Molto bene. E non si stacca più. Raga, questo io lo approvo a pienissimi voti. Molto bene, sembra ottimo. Eccole qua. Queste invece sono delle punte per il trapano. Servono per forare il ferro. È tutto un set, sono una decina, sono 10, arrivano fino alla misura massima che è la 10 appunto. Io domani devo forare dei profili di alluminio, mi serve la numero 7 che spero ci sia, la 7 ovviamente sì, è questa qua, c'è anche la 7. Quindi domani proveremo anche le punte per il trapano. Queste sono le punte per il ferro, sembrano belle resistenti. Domani le mettiamo alla prova, vedremo quanto impiega appunto la punta numero 7 per forarmi dell'alluminio. Materiale non particolarmente duro, ma insomma, in base al tempo che impiega per forarlo, ci faremo un'idea se valgono l'acquisto oppure no. Confezione che non è male, eccola qua, ingombra poco, tac, si richiude in questa maniera, la mettiamo nella sacca del trapano, ce ne scordiamo, la teniamo lì quando ci serve, abbiamo tutte le punte sotto mano, molto comoda. Vediamo cosa ci riserva il futuro, ci riserva una torcia a luce ultravioletta, questa l'ho presa per il glamping. Ok, fantastico, c'è anche il cavo USB, quindi è ricaricabile. Sì, esatto, è ricaricabile, quindi non ci servono nemmeno le batterie. Questa mi è utile per quando ho aperto il glamping, adesso è ancora chiuso. Per fare cosa? Lo sapete già, per verificare che le pulizie vengono fatte accuratamente.
comoda anche per chi ha un albergo, ma anche per chi ha una casa vacanze. Sì, davvero comoda, utile, gli ospiti saranno contenti se trovano pulito, voi avete modo di verificare che la donna di servizio faccia le pulizie bene e avrete recensioni positive, vi aiuterà ad avere recensioni positive. Le recensioni positive sono molto importanti, questa torcia è una vostra alleata. Poi troviamo questa che è una penna, ma non è una penna qualunque, avete presente le fughe tra le piastrelle del bagno e della cucina? Ecco, con questa penna potrete dar loro nuova vita, quindi le andiamo a colorare. È disponibile in diversi colori, io l'ho presa bianca, ovviamente prendetela del colore delle vostre fughe. Raga, non ho una forbice ovviamente, è tutto nella bolla a uso sgabuzzino. Questi dovrebbero essere i magneti al neodimio e infatti sono loro, piccolini ma belli aggressivi, sono, si attaccano con una forza pazzesca. Perché li ho presi? Beh, è semplice, perché pratico il fai da te. Sono piccoli, come vedete, molto piccoli, però hanno una potenza stratosferica, quindi costano poco. Io li ho messi nel carrello anche loro. Bene, e con questo pacchettino abbiamo svuotato completamente il primo pacco. Pacchettino sorpresa, vediamo cosa c'è dentro. Qualche imballaggio in meno, io ve lo consiglio, ecco. Ah beh, questi sono ultra comodi. Sono delle testine per lo spazzolino, per l'Oral-B. Perché no, bisogna pure lavarsi i denti. Le uso da sempre, da una vita, sono quelle non originali, sono quelle taroccate, ma funzionano, non mi si cariano i denti, devo dire, forse perché sono diventato vecchio non si cariano più, comunque li puliscono bene come quelli originali e costano molto meno. Bene, passiamo all'altro pacco. Mi sembra la notte di Natale, io in una bolla, in un glamping in mezzo ai boschi, ci fossero la moglie e il figlio, ecco, sarebbe tutto più bello. Dunque, questo è un secondo foam per capelli. Dos è meglio che one, così ne ho uno per la casa al mare e uno per la casa in montagna che ancora non ho, quindi me lo tengo nella casa dove vivo. Questo cos'è? Ah, belle, delle bustine, mi torneranno utilissime perché ho in giro il finimondo qua dentro. Si chiudono, tac, una, due, tre, queste non le ho ordinate, forse me le hanno regalate loro, quindi bene, ben vengano. In quest'altro pacco c'è qualche doppione, ho preso due spruzzini da cucina per l'olio, questo invece è un termometro da cucina, lo userò anche per misurare la temperatura dell'acqua nelle tinozze, ne approfitto. Ecco, queste sono altre testine compatibili con gli spazzolini Oral-B. Ne ho prese veramente tante, così per 2 anni sono a posto. Altro kit per la pulizia del frigorifero, non dobbiamo soltanto comprare per noi, possiamo anche regalare, quindi io ho fatto scorta. E questo, amici, è davvero un prodotto interessante, è uno sterilizzatore a luce ultravioletta per il WC. È a batteria interna ricaricabile, quindi anche in questo caso non dobbiamo inserire le batterie. C'è un pulsantino qua dietro per accenderlo. Ecco, immagino che quando la tavoletta viene alzata lui si disattiva, quando la tavoletta viene abbassata, eccolo qua, un dispositivo, ha un sensore che lo va a rilevare, quindi quando si abbassa la tavoletta si accende la luce ultravioletta e va a disinfettare. Utile per tutti i bagni di casa o anche per un glamping, perché no. Nel pacchetto c'è anche il cavetto USB per la ricarica, questo è l'elemento di fissaggio con adesivo 3M e una bustina con l'aroma dell'arancio, perché no? Siamo quasi alla fine, oramai un po' mi dispiace perché ho finito la serata in vostra compagnia. Questo è un cestino per la spazzatura intelligente, lo voglio provare anche per il glamping, vediamo come funziona.
Niente, purtroppo il cestino smart non posso recensirlo perché servono delle batterie che io al momento non ho, quindi niente, domani come arrivo a casa metto le batterie e lo proviamo assieme. Troviamo però infine questa spazzola che le batterie le integra, sono ricaricabili ovviamente. Questa la possiamo provare. Ecco, ci sono anche diversi inserti, c'è questa spugna normale, spugna abrasiva, questa è di ferro, questa delle setole e poi c'è anche questa. Come funziona è molto semplice, si inserisce la spugna, l'inserto che vogliamo, tac, penso pulisca bene perché la forza ce l'ha nel girare, appunto è a batteria ricaricabile, torna utilissima per la casa, per l'auto o anche per pulire il glamping, perché no? Vediamo lo spruzzino per l'olio se nebulizza o se spruzza. E nebulizza alla grande, quindi questo è assolutamente approvato. Proviamo la punta del 7, vediamo come si comporta. Molto bene. Come una Bosch, ottima. Questo è il cestino, sembra un comune cestino, ma in realtà è un cestino intelligente, un cestino smart. Noi cosa facciamo? Avviciniamo la mano ed ecco che si apre il coperchio, quindi garantisce anche l'igiene. Mi è piaciuto talmente tanto questo giocattolino, è divertente e soprattutto igienico, che sto pensando di metterlo anche nel glamping. Voi cosa ne pensate? Ne vale la pena? Quindi in conclusione, conviene comprare su Temu? Temu è sicuro? Non nego che alcuni prodotti mi sono stati omaggiati, ma sia io sia mia moglie abbiamo fatto un ordine ciascuno ed entrambi gli ordini sono stati evasi puntualmente. La qualità degli oggetti è buona e sempre gli oggetti mi sono stati recapitati integri. Anche i due spruzzini, i due nebulizzatori per l'olio, che in parte sono di vetro, mi sono arrivati integri dalla Cina. Il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, quindi io lo consiglio senza ombra di dubbio.